Buongiorno, buongiorno, chi c'è qua? Mem. Buongiorno Ayla. Ci siamo svegliate da poco, ho sistemato la piccola Ayla nella sdraietta. Adesso si sta un po' annoiando, probabilmente dovrei darle un sonaglio per farla stare buona. Quanto mi piacciono queste scarpine che avete visto nello scorso video. Sei in camera con la mamma, signorina? Allora, qui da qualche parte dovrebbero esserci anche i sonagli per la dentizione. Allora, c'è questo che ad Ayla piace, può mordicchiarlo, è carino. Però stavo cercando questo in legno. Questo è carino. Non trovo l'altro che ha anche più parti in silicone, però questi due andranno benissimo. Guarda Ayla. Devo dire che le piacciono. Non so quante volte cadranno a terra, ma va bene. Per adesso ok, si sta intrattenendo. Mamma. Lisi. Cucciola. Eccola qua anche la mia signorina grande. Che è grandissima per davvero, eh. Guardate oggi cosa abbiamo messo. Alza il ginocchio, scarpe con le ciambelline. Mamma mia Lisi, che signorina. E dov'è la mia borsa? Adesso dobbiamo farla vedere, giusto? Uh-huh. Lisi ha una nuova borsetta, è tutta contenta di questa novità. Ho sete. Aspetta Lisi, dai, appena bevuto. Ho ancora sete. No, non hai ancora sete, che ti diverte bere con la cannuccia, di la verità. Uh-huh. Buongiorno, eccomi qua. Questa è colazione da mamma 2.0. Sono nella cabina armadio dei piccoli perché oggi devo assolutamente sistemare tutte le cose invernali più pesanti perché fa davvero freddo. E nel frattempo mangio qualcosa perché ho super fame. Ho il mio yogurt al caffè. Caffè? Sì, Lisi, al caffè, questo non va bene per te. Ovviamente sente che sto mangiando. E poi ho anche questo. Io voglio. Lisi, vuoi un pezzo? Vieni, pezzettino, E quello? No Lisi, questo non va bene per te, al caffè amore, dai vai a giocare. Allora, vediamo un po' questa quiete quanto durerà. Lisi! Lisi continua a dire che ha sete perché si diverte a bere dalla sua borraccia, che ha la cannuccia, però non può bere in continuazione. Tutte queste cose sono decisamente troppo leggere. No Lisi, Lisi, cosa stai facendo? No, non tirare giù le cose amore. Dobbiamo tirarle tutte giù. Sì, ma solo quelle estive, non tutte tutte. Poi Lisi, non possiamo creare altro disordine. Aspetta, ti aiuta la mamma. Ma la mamma, perché non vai a giocare? Ti aiuto. Mi aiuta, che tesoro. Allora, l'intenzione è dolcissima, però non lo so. Sappiamo già cosa aspettarci, vero? Aspetta, Lisi, Lisi, no, 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 Lisel. Guarda che disastro adesso. Adesso lo sistemiamo. Sì, ma Lisi, dai, guarda che si sono... Sono tutte da ripiegare queste cose, si sono tutte aperte. Vabbè, le appoggio qua così. Dobbiamo decidere quali cose tenere fuori e quali mettere via. Perché ad esempio stavo guardando questa gonna. Fa parte di un completino estivo, però non è propriamente estiva. Anche per la mezza stagione potrebbe andare bene. Quindi dobbiamo fare una divisione attenta. Anche perché Lisi non ha tantissimi vestiti, se le metto via tutto. Non ne ho tanti. No amore, stiamo ancora facendo il tuo guardaroba, vero? Aspetta, qui cosa c'è? Allora, pantalone della tuta e poi questo body che è a manica corta in più al tulle, è troppo leggero. Lisi, piano. Allora, essendoci trasferiti da tipo 2 mesi e mezzo, 3 mesi tra poco, ovviamente non ho mai fatto... Lisi, attenzione! Non ho mai fatto il cambio armadio qui e dunque sarà un esperimento anche questo perché devo capire se effettivamente le cose invernali ci stanno allo stesso posto di quelle estive, se sono più voluminose, devo capire dove metterle tutto quanto. Per fortuna ho preso un po' di grucce in eccesso, ne ho prese tipo 50 e ne stiamo usando una ventina, quindi direi che c'è margine. Lisi, mamma mia! Cosa fai? Ballo! Balli. Guarda che ballo! Ma bravissima Lisi, sistemiamo un po' questa gonna. Adesso però Lisi, ti sposti amore che la mamma fa il cambio armadio? No, io ho sete. Hai sete? Vabbè, vado a prenderti un po' d'acqua. Comunque qua devo sistemare anche le questioni scarpine, perché adesso ci sono qui tutti i sandaletti, tra cui questi di Lisi che adoro, ma sono decisamente fuori stagione. Invece questi qui li mette tutto l'anno, ma non trovo più la parte interna in pelo. Boh, la cerchiamo. Sinceramente non ricordo dove l'ho messa, probabilmente potrebbe essere insieme alle scarpine invernali, perché avrò pensato quando faccio il cambio stagione metto via le scarpine estive e prendo scarpine invernali e questo interno lì peluche praticamente che si inserisce nella ciabattina e la rende invernale, però è da vedere perché ho non sete. Mi ricordo con esattezza. Sì Lisi, hai sete, ho capito, vado a prendere l'acqua perché altrimenti mi stressa. Un altro che si lamenta qui. Ayla, ti stai già annoiando? Basta, fine dell'intrattenimento con questi sonaglietti. Guarda che bello questo, guarda che bello. Penso che le darò il ciuccio. Lisi, piano, non farti male mentre vado a prenderti l'acqua. No,
Questo qui è il suo bicchiere, super carino, con la canuccia, come vi dicevo. È piuttosto grande per lei, però le piace un sacco. Ho messo pochissima acqua all'interno, così evitiamo che beva troppo e che lo rovesci ovunque. Ok, Lisi, dai, ecco qua il tuo bicchiere. Tieni, amore. Ecco, mio figlio sete. Sì, è qua. Tieni, Lisi, poco, eh. Ok, nel frattempo devo cercare un ciuccio per Ayla e ho trovato questo disordine che devo assolutamente sistemare. Queste sono felpine leggere, perfette per la mezza stagione, quindi penso che queste cose rimarranno fuori. Mentre invece, ad esempio, qui c'è il body di Bluebell che stava indossando nello scorso video. È a manica corta ed è anche al contrario, e questo andrà messo via assolutamente. Ciucci. Allora, direi che proviamo questo per la piccola Ayla. Senza catenella, ecco qua. Ok, vediamo se così stai tranquilla. Ecco, benissimo. Questa cosa succederà 800 volte. Oggi comunque, guardate lì sotto, questo è il sacchetto con parte dei vestiti invernali. Come ogni anno farò un po' di decluttering, perché non voglio tenere sempre le stesse cose e soprattutto non voglio che le cose si accumulino troppo. E visto che ho anche cosine nuove in arrivo che vi farò vedere prossimamente, vorrei fare un po' di pulizia di cose che non utilizziamo più. Tra l'altro, come vi anticipavo settimana scorsa, due settimane fa, lì c'è un sacchetto pieno di cosine nuove che devo ancora utilizzare per i piccoli, e io non vedo l'ora perché sono troppo belle. Eccole qui, questa è la borsa di cui vi parlavo. Nel frattempo è caduto tutto, comunque tra poco vi faccio vedere. Anche io la mia borsa. La borsa nuova di Lisi. Quella posso farvela vedere io al volo. Guardate che carina, mi piace un sacco. Fatti vedere Lisi, cioè guardate che signorina con la borsa. Questa è perfetta per la stagione perché è tipo in pile, non so bene che materiale sia, comunque pesante. E qui c'è la zip, è proprio una borsa. Ok Lisi, amore, perché non vai un po' sulla bici? Sulla bici a bere. Sulla bici a bere. E se lo spostiamo, sennò io lo so già che finisce tutto per terra. Ok, miracolo, Lisi sta andando in bici. Ayla è tranquilla sulla sua sdraietta, quindi magari riesco a fare qualcosa. Allora, in realtà i sacchetti sono due, perché qui ci sono principalmente cose baby e qui principalmente cose toddler. Le cose toddler ingombrano un sacco, quindi diciamo che metà sacchetto va solo per i maglioncini. Vero Ayla, e tu metti le cose toddler o le cose baby, amore? Comunque la primissima cosa da fare è togliere tutte le cose estive. Qui ci sono cose che sono in dubbio se tenere o no. E poi qui c'è questo completino che vorrei tenere, ma devo assolutamente lavarlo perché la parte sopra è decisamente più gialla dei pantaloncini. In video probabilmente non si vede, però dal vivo è molto evidente. Estivo, 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 estivo. Beh, insomma, avete capito. Le camicie a maniche lunghe, anche se sono leggere, le tengo, anche perché per la mezza stagione sono perfette. Grembiolini della scuola. Questa è estiva. Questo devo assolutamente farlo indossare a Mati o ad Ayla in questa stagione, perché poi altrimenti sarà troppo leggero. Potremmo mettere sopra un maglioncino. Comunque questi colori autunnali troppo belli. Attualmente questa è la situazione. Ho sete. Basta Lisi. Queste sono cose estive super piccole. Qui nei cassetti ci sono le altre. Anche di queste dovrei fare un po' di decluttering, però converrà farlo l'anno prossimo, perché adesso sono comunque cose fuori stagione. Quindi adesso farò decluttering di cose invernali e autunnali. Allora vediamo un po'. Questo è maniche corte, quindi estivo. Mamma, giochiamo? Lisi, amore, mi fai finire qua? No. Ah, santo cielo. Guardate questo che bello. Anche questo non l'ho utilizzato quest'anno, però lo adoro. Dov'è la mia bici? Lisi, non so se non ti ricordi tu dove parcheggi la tua bici. Devo saperlo io. Ma Lisel, dai. Questo set non saprei, mi piace, però potrei anche sostituirlo con qualcos'altro. È letteralmente nuovo. Poi l'anno prossimo vediamo. Questi invece sono body intimo, li lascio qui. Questo carinissimo con gli arcobaleni. Queste le mettiamo via. Lisel, non fare danni per favore. Posso le scarpe? Lisi, le scarpe le facciamo dopo. Aspetta, guarda che disordine adesso. Lisi, ti voglio aiutare. Grazie amore, ma manca ancora un pochino le scarpine. I miei stivali. Qui ci sono gli stivali della pioggia che vi ho fatto vedere qualche settimana fa e li lascerò qui perché questi vanno bene sempre praticamente. Tra l'altro qualche tempo fa ero tentatissima di prendere a Lisi un paio di stivaletti per la pioggia lilla con dentro dei brillantini piccolissimi e all'interno foderati con il pelo. Troppo belli, però purtroppo non sarebbero stati bene con le cose invernali che ha, quindi nulla. Toddler time, questi sono tutti i pantaloncini corti, quindi questa pila va messa via. Ok,
ce l'ho fatta. Guardate un po' quanto spazio, e contate che qui sopra ci sono i costumi che metterò da un'altra parte per il momento, perché al massimo li utilizzeremo per la piscina, cioè intendo il corso in piscina. Anche gli occhiali li sposterò da un'altra parte perché d'inverno non li utilizziamo così tanto. Qui sto dividendo le cose per tipo, perché quando le ho sistemate inizialmente diciamo che c'era un po' di confusione, quindi adesso vorrei aggiustare un po' tutto e rendere più facile la scelta dei capi, perché altrimenti non trovo nulla. Ad esempio qui ho messo body lavorati, questi sono due camicini carinissimi, questo è sempre un body però è più leggero, e qui ne metterò sopra altri che al momento sono qui, e anche qua in realtà devo capire bene cosa tenere e cosa no. Questo non c'entra niente con lo stile che attualmente utilizzo, però lo adoro troppo e infatti penso proprio che lo terrò. Cioè guardate il cappuccio, è adorabile, questo è taglia 0 un mese e va bene a Bluby, ogni tanto glielo faccio indossare perché è troppo carino. Le ciniglia, guardate il pantaloncino con i cuori. Qui ci sono questi fiocchettini piccolissimi che probabilmente magnetizzerò. Dovrebbero essere due lilla e due beige, ma il secondo lilla non lo trovo più, non so dove sia. Guardate che carini. E qui abbiamo anche due paia di scarpe. Allora, le prime sono queste, guardate che carine. Sono delle Vans con la zip, che in realtà è esterna, pensavo fosse interna, ma no, è esterna, sono di Lisi. Eccole qua, le adoro, sono troppo belline e super particolari, quindi queste le mettiamo tra le scarpine. E anche queste che sono sempre per Lisi, però queste qui sono Nike più pesanti, infatti vanno benissimo anche in inverno. L'unica cosa è che queste sono davvero sporche, le ho trovate a pochissimo un bel po' di tempo fa e non mi sono ancora messa a pulirle. Il modello è questo, lo adoro, la suola è fatta così, però come vedete qui sono tanto tanto sporche. Solitamente non lavo le scarpine se non è proprio super necessario, però secondo me qui conviene dare una bella lavata. Comunque le adoro con lo smile, non so se fossero un'edizione limitata o cosa, troppo belle. E queste sono due paia di scarpine nuove. E sempre parlando di scarpine, qui ci sono queste per Mati, se non fate caso alla scatola perché in realtà è assolutamente un recupero. Guardate che carine, sono molto molto classiche queste, le adoro, guardate un po', troppo troppo cute. Numero 18 per polpettina, cosa ne pensate? Poi qui c'è letteralmente di tutto, abbiamo un piattino, guardate che carino, questo mi è piaciuto tantissimo, adesso lo metterò in cucina così prossimamente lo utilizziamo. Anche per Aida sarebbe perfetto, una dimensione proprio adatta. Fiocchi per capelli, guardate che belli. Insomma c'è letteralmente di tutto. Qui c'è un set di vestitini che ho preso, guardate come sono arrivati impacchettati con cura. Allora, il primo è un set nuovo, questo purtroppo è estivo quindi lo utilizzerò l'anno prossimo, comunque super carino. Questo è il body e questo è il suo pantaloncino, colore stupendo, sarà perfetto per Giulia e Nicole. Poi ho trovato questo carinissimo, è un pigiamino, comunque un completino, guardate adorabile con tutti gli animaletti, eccolo qui, e anche il suo pantaloncino. Questo credo che per Kurt sarà perfetto. E poi questo è il motivo per cui ho fatto quest'ordine, in realtà mi piace tantissimo. Guardate, una tutina con la zip frontale con tutte le giraffe, la adoro. Eccola qua. Lisi, cosa stai facendo? Ti aiuto. No, ma lì non dobbiamo fare niente, Lisi. Quei cassetti sono a posto, amore, li lasciamo così. Lasciamo così? Sì, ma ancora stai girando con questa borraccia. Dai, chiudiamo qua. No, io voglio vedere. Cosa vuoi vedere? Dai, Lisi. Quanto hai bevuto? Poco, me ne dà ancora. Allora, non so bene come farvi vedere tutto perché sono oggettivamente tante cose, però visto che devo sistemarle, Lisi, attenta, attenta con la bici, vorrei mostrarvele prima, anche perché ci sono anche cose estive che devo mettere via. Queste me le hanno mandate con un lotto di vestiti, sono carinissime. E sono entrambe a maniche corte, questa è quella lilla con questi volan carinissima e questa è gialla con le ciliegie. Queste sono 9-12 mesi, sembrano piuttosto abbondanti, andranno benissimo a Lisi, però non adesso, se non vogliamo ritrovarla congelata. Non so perché, ma c'è stato un periodo in cui ero convinta di non avere calzini per i fanciulli, a quanto pare. Allora ho preso queste Danny, le amo, guardate che carine. E poi ho preso queste semplici in vari colori e in varie misure perché pensavo di non averne, ma in realtà non è così. Boh, vabbè, avremo calzini per un esercito. E ci sono anche questi, varie taglie, varie altezze, vari colori. Ok, però non so perché fossi così fissata con i calzini. A marzo ho preso questa giacchina che è carinissima, è imbottita, ha i colori perfetti per l'autunno, infatti non l'ho ancora utilizzata. Guardate che bella, questa va lì su nelle giacche. Lisi, fai vedere tu quelle cose lì? Adesso vi mostro le sue cosine. Lisi, cosa stai facendo? Niente. Niente? Sei sicura, Lisi? Mi sembra un po' strana. Sicura. Boh, non so cosa stia combinando. Stai spiegando i vestiti, Lisi? No.
Boh, a volte mi chiedo cosa le passi per la testa. Comunque ho preso due felpine per i baby. Non so, mi sono fissata un sacco con queste perché le adoro. Guardate, questa è troppo carina con i panda. Taglia 1-3 mesi. E sempre taglia 1-3 mesi anche questa, che adoro. Guardate che carina. Sono perfette per questa stagione. Troppo carine. No. Cosa c'è, Lisi? La pipì. Devi fare la pipì, andiamo a fare la pipì. Lisi, no, hai fatto la pipì. Ma Lisel, ma non potevi dirmi che ti scappava la pipì. Ma te l'ho detto. No, Lisi, me l'hai detto mentre la stavi facendo. Ma dai, Lisi, sei grande. No. Come no, improvvisamente non sei più grande. Tu che dici sempre che sono una signorina e sono grande, poi fai la pipì per terra. Non c'è da ridere, Lisi. L'ho fatta tutta. Lisi, ma non sarà una cosa di cui vantarsi, non ti pare? Ho fatto la pipì. Dove si fa la pipì? In bagno, vero? In bagno, vero. Adesso te lo ricordi dopo che l'hai fatta sul pavimento. Lisel, stai ferma, Lisi, ferma. Non mi ricordavo più dove era il bagno. Ma come non ti ricordavi più dove era il bagno, Lisel? Adesso anche le bugie, cosa devo fare con lei? Vabbè, qua poi puliamo meglio, se non altro adesso asciutto. Lisel? Io ho fatto la pipì. Ecco, visto che hai bevuto 5 litri d'acqua, la prossima volta che ti scappa la pipì, di mamma devo fare la pipì e ti accompagno in bagno. Ok. Ok? Ok. Ok, ma secondo voi è un ok di cui mi posso fidare o detto tanto per dire, giusto per dare il contentino alla mamma, perché questa fanciulla è furbetta e comunque in tutto questo non ho neanche iniziato praticamente a fare il cambio armadio, ho solo tolto le cose estive, sapevo che avrei dovuto scegliere un giorno in cui le piccoline non erano a casa perché così è veramente infattibile, cioè vedete, prima la sete, poi la bici, Ayla che si lamenta, adesso fa la pipì per terra, cioè... Comunque, pipì e interruzioni a parte, qui ci sono altre cose che ho preso per i piccolini. Questo è un body della taglia di Angus, che sono anni che devo utilizzare, ma non ho ancora avuto modo. Spero di usarlo questo Natale perché è troppo carino. Cosa ne pensate? Io lo trovo adorabile. Questa è una tutina intera. Ok, abbiamo appena sfiorato l'ennesima tragedia della giornata perché si stava rovesciando la borraccia di Lisi che contiene ancora un po' d'acqua. Adesso gliel'ho tolta perché basta, fa più danni che altro. Comunque la tutina è così molto carina. Poi c'è un set carinissimo che ho preso per Kurt, ma credo vada bene anche ad Angus. Questo è il body, quel dinosauro. Questo è il bavaglino, sempre col dinosauro. Pantaloncini, sempre coi dinosauri. E tutina che si apre interamente davanti, sempre con i dinosauri. Troppo bellina. Questa mi sembra enorme. Non so, non riesco a capire queste taglie. 0,3 mesi, 62 centimetri. In teoria dovrebbe andare bene sia a Kurt che ad Angus, ma vedremo. Comunque finalmente ho trovato un po' di abbigliamento carino, un po' diverso dal solito, anche per i maschietti, visto che loro non hanno tantissime cose. Ah, non vi ho fatto vedere il cappellino, sempre quei dinosauri, fa sempre parte del set di prima. Lisi, lo so che non gli hai fatto vedere quelle cose lì. Hai fatto la pipì, ci siamo interrotte. Lisi va in giro con le sue cose nuove da farvi vedere, ma vieni qua, dai. Questo è un altro set della Disney, sempre per Angus, cappellino sempre col nodo, body e tutina. È molto simile a quello che vi ho appena fatto vedere, però questo è un po' più grande ed è di Winnie the Pooh. Poi ho preso questa per Mati, mi piace tantissimo, molto particolare, guardate, ha dei dettagli carinissimi. E anche questa sempre per Mati e Smarty con gli scoiattoli castori, perfetta per creare outfit che hanno questi colori. Lisi, se vieni qua facciamo vedere le tue cose. No, dobbiamo farle vedere lì. Allora, fai vedere, questa è una felpa a righe verdi che va bene sia a te che a Danny, vero? La condividerete? No, la metto solo io. No, la condividerete. Tra l'altro è del colore dei suoi occhi, guarda. Molto carina. E poi questi pantaloni presi con un mega saldo, sono carinissimi. Sono belli pesanti. Hanno le tasche giganti e finiscono larghi. Con gli anfibi saranno perfetti. Con gli anfibi. Questa magliettina color bianco latte l'avrete già vista nel video in cui Mati è stata male a scuola. E l'ho presa proprio da abbinare a questi pantaloni. È semplice, dietro è fatta così. Contenta? Dove si fa la pipì, Lisi? Per terra. No, non si fa per terra, Lisel. Non si fa per terra. No.
Cioè, fatemi capire, improvvisamente si è dimenticata che lei il pannolino non lo usa più da un pezzo. Vabbè, comunque, a parte queste cose che sono tutte da sistemare, adesso recupero anche i vestitini non nuovi da mettere nella cabina armadio. Qui vedo già un paio di cose che adoro, tra cui questa tuta con i ricci. Si compone di felpa e pantaloni e l'amo. Non voglio annoiarvi con 700.000 vestiti, li sistemerò con calma e poi magari vi filmerò un tour della cabina armadio organizzata quando realizzerò anche il tour della cameretta, che in questo periodo sto progettando. Seguite i video in questo periodo perché così non vi perdete i vari progressi. Comunque qua ci sono anche le scarpine invernali che adesso riporrò al loro posto. Queste sono un po' pesanti per adesso, però comunque iniziamo a metterle tra le ciabattine più pesanti. Ma quanto sono carine. Ci sono queste, sono proprio scarpe, gli anfibi di Mattia Smart che io adoro. Non i miei. No, lì sono troppo piccoli per te quelli. Ci sono anche queste, carinissime, da montagna ma anche da città quando fa più freddo. E organizzo le cose così in scatole. Questa ad esempio è una scatola vuota. Vediamo che cosa c'è. Oh, ecco qui. Ho trovato gli insert di pelo per i Sabò di Lisi. Questi si infilano all'interno. Non mi ricordo se questo però va messo così prima. Adesso forse è un po' esagerato il pelo. Lisi, tesoro della mamma. Guarda un po' che cosa ti ha trovato mamma quest'estate. Che cosa? Non ricordavo di averli messi via e non tra le cose nuove. Comunque questi sono anfibi. Anfibi Dr. Martens. Come la mamma, Lisi. In realtà ho lo stivaletto nero, comunque sono stupendi. Non vedo l'ora di farglieli indossare. Come sono, Lisel? Rock. Quindi ti piacciono? Uh-huh. Meno male, quindi condividerà quelli neri con Danny e questi invece saranno solo suoi. E poi qua ci sono anche altre scarpine che devo decidere se tenere o meno. Queste le abbiamo da tantissimo, però sono molto comode per Mattia Smart, quindi penso che le terrò. Qui invece ci sono queste di Danny. Sono abbastanza classiche, non gliele metto mai, però quando capita possono far comodo. Anche per Ivo. Anche per Lisi, ovviamente, sì. Queste sono numero 19, non so se a Lisi possono andare bene. Qui ci sono anche le scarpine invernali di Ayla, le adoro. Beh, insomma, siamo sommerse dalle scarpine. Fatemi sapere se magari in futuro vorreste vedere un video collezione o qualcosa del genere, o magari ve le mostrerò quando filmerò anche il tour della cabina armadio. Non so, ditemi voi come preferite. Comunque adesso noi finiamo di sistemare i vestitini invernali e poi andiamo a mangiare perché è quasi mezzogiorno. Ho fame. Hai fame? E se ti dicessi che ci sono i ravioli verdi? No. Se state seguendo i video di questo periodo saprete perché ha risposto così.